Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Questa sera, fratelli e sorelle carissimi, siamo alla vigilia, l'antivigilia dell'inizio della settimana santa, la più bella, la più forte, la più santa delle settimane di tutto l'anno, ecco che è da vivere con la massima attenzione, concentrazione, interiorità, silenzio, preghiera possibili. La liturgia si prospetta un tema molto forte e molto importante che non dobbiamo, ahimè, ritenere estraneo alla nostra vita, che è quello della chiusura del cuore. Sia nella prima lettura, no? Abbiamo sentito Geremia sotto persecuzione, denunciatelo, lo denunceremo, forse si lascerà trarre l'inganno, no? E lui, che in questo momento si fa coraggio da solo, il Signore al mio fianco, come prode valoroso, i persecutori cadranno e non potranno prevalere, no? Scenario della prima lettura. Sto coraggio, qual era l'unica colpa che ci aveva? Quella di predicare la parola del Signore, che non trovava accoglienza di quelli dei suoi contemporanei. Guarda che Geremia con tutti i profeti ha fatto una pessima fine, bruttissima. Dopo non essere stato ascoltato, dopo che le sue parole, per quanto dolorose, perché profetizzava la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, se il popolo non si fosse convertita, Tito, scusate, cosa puntualmente accaduta nel 586 a.C., esattamente come lui aveva profetizzato, andando incontro a galere, carcere, poi morte con tutti i profeti, purtroppo non di vecchiaia, non a casa sua. Stessa scena analoga la vediamo nel Vangelo. I giudei portano pietre per lapidare Gesù, e Gesù dice: scusate, vi ho fatto vedere tante opere buone da parte del Padre, per quale mi volete lapidare? Allora dicono: no, ti lapidiamo perché tu bestemmi che sei il figlio di Dio. E lui dice: guardate, io non è che dico sono figlio di Dio così, ma che sono figlio di Dio l'ho dimostrato con le opere che ho compiuto. Voi sapete, tante volte non ho già parlato, no? Ci sono tre opere che sono divine al 100%. La prima è cacciare i demoni, la seconda è fare i miracoli, la terza è leggere i cuori. Gesù queste le ha fatte tutte e tre sotto gli occhi di tutti, quindi capite, non sono giustificati. Ecco, l'indurimento del cuore è quella cosa che succede quando la persona, l'uomo, si chiude, e anche quando Dio cerca di entrare, di penetrare, di parlargli, trova una pietra molto più dura di questa della nostra bella chiesa, il cemento armato, tetrarca. Ora questo può accadere anche a noi figlioli miei, purtroppo. Ecco, se c'è una cosa che dobbiamo stare ad allarme come dalla peste bubonica, è pensare che stiamo più o meno a posto, che sappiamo già più o meno tutto e che ci comportiamo già più o meno bene. Quindi nella nostra vita non deve cambiare nulla. Dicevo l'altro giorno ai ragazzi, ecco, all'inizio di un percorso di formazione adatto a loro, che spero possa produrre buoni frutti, di guardare. La filosofia è nata veramente, la filosofia vera, quando Socrate prese sul serio quello che lesse scritto sul frontone del tempio di Apollo a Delfi. Sapete che c'era scritto lì: so di non sapere. E da lì cominciò tutto il suo percorso, che poi lo portò a elaborare quel suo primo grande sistema filosofico, improntato tutto sul bene e sulla virtù. Noi dobbiamo essere certi che sappiamo quasi niente davanti a Dio. Questa è già una grande cosa. Poi dobbiamo essere pronti ad un altro passo più difficile, una delle parole che più difficilmente l'uomo non sa. Sapete qual è? Mi sono sbagliato. Sbagliato. Pensavo male. Ero convinto male. Ecco, è l'esperienza di tutte quante le persone che stanno vicino al Signore, che sapeste quante volte a vita mia ho dovuto dire mi sono sbagliato, non si contano più. Non è un problema lo sbagliare, l'essersi sbagliato, essere stati convinti di una cosa che poi si è rivelata non corretta, aver fatto anche tanti peccati. Non sono problemi questi. Il problema è quando non siamo flessibili, non siamo aperti e non diamo a Dio la possibilità di farci rendere conto. Lì non c'è più niente da fare, capite? Quando chiaramente ho capito questa cosa riguarda, non si spera, cioè noi che siamo qui speriamo di non stare in un'oscurità talmente grande che magari stiamo andando verso l'inferno senza accorgerci, speriamo di no,
però purtroppo per molte creature questa oscurità così grande non riguarda piccole cose, ma riguarda cose molto grandi, molto gravi agli occhi di Dio, e se non ti serve un pochino uno spiraglietto della grazia, si cammina in un burrone che porta alla perdizione senza dare la possibilità a Dio di tirarci fuori. Voi sapete, abbiamo parlato qualche volta in questo paresimo, l'inferno non è un luogo dove Dio, arrabbiato perché uno gli ha obbedito, per punizione manda qualcuno. L'inferno è un luogo dove noi andiamo, se permaniamo fino alla fine in stato di radicale chiusura a Dio e alla sua grazia. Non è altro che l'esercizio errato e perseverantemente errato della nostra libertà, di cui Dio si limita a prendere atto. Chiediamo a Maria Santissima, perché una delle proprietà dell'umiltà di cui lei è grande maestra di quella libera è proprio questa: camminare sempre con cautela, dire sempre sì, no, io ce l'ho la mia idea, ma siamo sicuri che sono giusti, siamo sicuri che Dio le sottoscrive tutti quanti, siamo sicuri che non c'è qualcosa che devo migliorare, qualcosa che devo cambiare. Chiediamo alla Madonna che ci doni sempre la grazia di poter camminare con queste disposizioni. Chi cammina in queste disposizioni, la grazia opera e porta a santità e a volte a grande santità. Quando queste non ci sono, noi, ricordate quando i giovani mettono le catene ai polsi, ecco, mettiamo le catene ai polsi di Dio nell'impossibilità di operare con noi, e ci autocondanniamo ad una vita brutta in questo mondo e rischiamo grosso per quanto riguarda l'altro mondo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì, sì, sì.